diciamo che mi siete stati segnalati da alcuni amici. E che ti hanno detto questi amici? Che tu, Massari, sei riuscito a ripulire una decina di casseforti e poi sei scappato in Francia, complimenti. E tu, Peotta, oltre ad avere fama di essere un intellettuale, spari che una bellezza. Due artisti di altissimo livello, come me. Ecco perché sono pronto a scommettere tutto su di voi. Bisogna vedere se noi siamo pronti a scommettere su di te. Non ho capito bene, scusa. A me le scommesse non piacciono. Sono un pragmatico io. Che vuol dire pragmatico? Uno più uno fa due, due più due fa quattro e così via. Va bene. Allora facciamo così, se ho sbagliato vi chiedo scusa. Amici come prima. Aspetta. Che ci vuoi proporre, un lavoretto? Molto di più. Insomma, vuoi mettere su una banda? Guardatevi intorno. Guardate questo posto. Pieno di fumo, pieno di gente. Ubriachi. Sembra di stare in osteria, ma qui li chiamano bistro. E a noi italiani ci chiamano maccheroni. Io non sono venuto a Parigi per ubriacarmi. Io i maccheroni voglio fargli andare di traverso a questi francesi. Tu, Massari, che vuoi fare? Vuoi invecchiare spazzando le strade? E tu, Peotta, che vuoi fare? Allora ci state sì o no? Io ci sto. Bene. E tu, Peotta? Io per ora sì. Poi vediamo, eh? Libero di pensarci, amico mio. Ma se sì, da oggi si fa come dico io. Bene. Saluto. Alza le mani! Così, bravi. Dammi la chiave. Dammi la chiave! Lentamente. Così, bravo. Che c'hai da ridere? Eh? Je sais qui tu es. Te sentais pas la strie. Hai visto, Peotta? Sono diventato una leggenda. Così impari a sparare al mio amico alle spalle, bastardo. Volevi diventare una leggenda, eh? Oh! Che cosa hai fatto? Avevo detto di non sparare! Ti stava per ammazzare, guarda! Di questo che facciamo adesso? Ci ha visti in faccia! Tu sai guidare? Oui! Senti, vuoi che ti ammazzo subito? O vuoi entrare a far parte della banda? Far parte della banda? Ecco, bravo, sai guidare, sì o no? Oui! Bravo, perché ci serve uno che guida bene per fare le rapine. Portalo in macchina, forza! Noi pensiamo ai soldi. Veloce! Li avete mai visti tutti questi soldi messi insieme? Eh? Peotta? Io? Figurati che quando mio padre raccoglieva i pomodori lo pagavano tagliandogli le banconote a metà. Metà la mattina quando andava a lavorare nei campi e metà la sera quando tornava a casa con la schiena rotta. Dice il mio nonno, i suoi risparmi ce l'aveva nelle mutande. Diceva sempre, così se mi deruba c'ho anch'io il mio piacere. E tu, Remy? Li hai mai visti tutti questi soldi messi insieme? Visti, sì. Toccati mai. E soprattutto mai che fossero una volta tutti tuoi, eh?
Eccoli. Ah sì, capo. Ciao, amore. Leggi. No, non mi va di leggere oggi. Dimmi tu che c'è scritto. C'è scritto che Sante Pollastro è un assassino di poliziotti.